Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Sport Box, il contenitore di Teledeon interamente dedicato a tutto ciò che non è calcio. Il nostro viaggio, il viaggio di oggi, riparte dal cuore del centro storico di Andria, che è stato teatro di una manifestazione molto particolare di mountain bike, il primo trofeo Tre Campanili Città di Andria. L'evento è stato organizzato da una neonata associazione sportiva dilettantistica X-Mania. Noi lo abbiamo seguito e ne abbiamo anche approfittato per conoscere meglio questo gruppo di giovani ragazzi che si è messo insieme davvero da pochi mesi, uniti tutti da una stessa passione, cioè quella per la bicicletta. Gli organizzatori assicurano: non si tratta certamente dell'unico trofeo di mountain bike Tre Campanili Città di Andria, ce ne saranno sicuramente tante altre edizioni. Infatti hanno già bandito un concorso per scegliere la fotografia per la locandina del prossimo anno, quindi conosciamo l'associazione e viviamo insieme l'evento che noi abbiamo seguito per voi. Vicoli e Danfratti del centro storico hanno fatto da cornice alla prima edizione del trofeo I Tre Campanili Città di Andria. Non parliamo di calcio, dicono gli organizzatori, ma di una competizione di mountain bike. In un paesaggio molto caratteristico, complice anche la bella giornata di sole, in tanti su due ruote si sono dati battaglia. Ma l'importante non era vincere, quanto partecipare, e da questo punto di vista sono soddisfatti i promotori della giornata. Questo evento nasce dalla voglia di promuovere questo sport ad Andria. L'abbiamo voluto fare nel centro storico proprio per il discorso che porta più pubblico, mentre se solo si faceva in campagna venivano solo gli appassionati. Per questo abbiamo deciso proprio di portare la mountain bike nel centro storico. Non è proprio la sede opportuna magari, però sicuramente porterà un bel pubblico come quello presente oggi. Fortunatamente il tempo ci sta dando una mano, c'è un bel sole. Sono tante le persone che amano la bici ad Andria, vero? Perché lo si vede insomma anche dai numeri degli iscritti di questa mattina, lo si vede dal numero dei partecipanti, quindi è uno sport che è molto praticato però di cui si parla poco. Sì, la mountain bike è molto sviluppata ad Andria, ma purtroppo non si riesce a far parlare molto di sé, a parte i risultati dei singoli che purtroppo si devono allontanare da Andria per poter correre in squadre e per attività maggiori, perché purtroppo ad Andria esiste, a parte la nostra realtà che è specifica della mountain bike, non esistono altre associazioni di mountain bike, quindi purtroppo dobbiamo spostarci in giro per l'Italia e fare tanti chilometri ogni domenica per trovare la gara giusta per noi. La giornata è stata organizzata dalla neonata organizzazione sportiva dilettantistica X-Mania Mountain Bike. Allora, questo progetto nasce veramente nel 2002. Praticamente si è allargato man mano. Quest'anno abbiamo avuto la forza e la voglia di creare un'associazione vera e propria, perché siamo stati un gruppo di appassionati, però non avevamo un'associazione, quindi purtroppo quest'anno abbiamo fatto questa decisione, abbiamo speso un po' di soldi ed è nata X-Mania. X-Mania nasce dalla voglia di praticare la mountain bike. Questo è la nostra voglia, è quella di praticare la mountain bike al 100%. Una ventina di appassionati e amanti della bicicletta che da pochi mesi hanno deciso di mettersi insieme e di fondare questo team. Giovani e meno giovani, dai 18 ai 45 anni, che a partire dall'amore per la mountain bike ogni fine settimana organizzano escursioni di gruppo. Gli obiettivi del gruppo? Gli obiettivi del gruppo sono quelli di ben figurare in tutte le manifestazioni a cui parteciperemo, in modo particolare quello di essere vivi e dare importanza non solo alla mountain bike ma allo sport in generale, perché purtroppo spesso quando si parla di ciclismo si parla esclusivamente di doping. Noi fortunatamente siamo delle persone pulite che pratichiamo lo sport. Del resto non ci interessa niente. Tu da quanti anni pratichi la mountain bike? Io pratico la mountain bike dal 2002, sono un atleta agonista, sono un'elite. Negli ultimi anni ho fatto parecchi risultati a livello anche nazionale, però come dicevo prima non c'è la possibilità di far uscire altri campioni, altri ragazzi che abbiano voglia di
voglia di esprimersi al 100%, perché piccole realtà come la nostra spesso non permettono di fare lunghi viaggi oppure di competere in prove nazionali o internazionali. Il team ha già partecipato a diverse competizioni, recuperando anche buoni risultati. A Corato e a San Pietro Vernotico, un primo e secondo posto nella categoria Elite. Protagonisti anche in tornei interregionali in Abruzzo, Campania e Lazio. La volontà è quella di diffondere l'amore per la mountain bike. Per questo a gennaio è nata la X-Mania e per questo dopo pochi giorni ha preso vita il primo trofeo tra i campanili Città di Andria. Cosa provi quando vai in bicicletta, quando corri? Provo un grande senso di libertà. Buona la prima, sì, e l'anno prossimo però si replica. Ne sono convinti gli organizzatori che hanno bandito un concorso fotografico nell'edizione 2011 del trofeo. Lo scatto più bello e accattivante della giornata sarà lo sfondo per il manifesto per l'evento dell'anno prossimo. Parte col migliore degli auspici, anche perché grazie all'assessore allo sport Civita ci siamo riproposti di riproporre la gara anche per il prossimo anno con una seconda edizione migliorata sicuramente in molti aspetti, che porterà, spero, personaggi importanti della mountain bike italiana. Invece usciamo un po' dagli schemi della nostra trasmissione, cioè in questo nostro percorso, in questo nostro viaggio vi abbiamo presentato associazioni sportive, vi abbiamo anche fatto conoscere dei giovani atleti del territorio, dei giovani campioni. Ora invece vi raccontiamo una storia, ed è la storia di una donna, soprattutto una storia di speranza, a noi piace definirla così, è l'esperienza di una ragazza che ha superato le difficoltà della vita e che ha vinto la sua personalissima battaglia contro la sofferenza. Questa ragazza si chiama Giusy Versace, un nome che probabilmente non ha bisogno di presentazioni, ed è la prima donna italiana ad aver vinto i 100 metri nei campionati di atletica paraolimpica. Giusy ha perso le gambe in un incidente stradale, in un tragico incidente stradale, ma certamente la voglia di vivere e di mettersi in gioco non l'ha assolutamente persa, anche anzi da quel giorno probabilmente è accresciuta. Noi l'abbiamo conosciuta e ci piace presentarvela nel prossimo servizio. I am color blind. Coffee black and egg white. Un incidente stradale le ha letteralmente cambiato la vita. Il suo è un messaggio di fede e di speranza, ma anche di voglia di vivere. È la dimostrazione che non bisogna mai darsi per vinti e che le difficoltà sono fatte per essere superate. Giuseppina Versace, nipote del noto stilista Gianni, per tutti Giusy, è una bella ragazza mora di 32 anni. Una calabrese puro sangue, grinta e coraggio non le mancano. Nel 2005 un'acquazzone l'ha portata fuori strada e nello scontro col guardrail ha perso le gambe. Anche i sogni e i progetti che aveva per la sua vita inizialmente sono rimasti su quell'asfalto. Oggi è serena, ma non è sempre stato così. Ad un certo punto mi sono rimessa in piedi, ci dice, e ho ricominciato a vivere. Beh, cambiata radicalmente direi, perché insomma a 28 anni mi sono ritrovata all'improvviso senza due gambe, quindi non è stato sicuramente facile, però
un percorso molto lungo, ma grazie alla fede e all'amore che ho avuto da parte della mia famiglia, dei miei affetti più cari, insomma, questo è stato fondamentale, un addestramento, diciamo, militare proprio per imparare di nuovo a camminare. È un grande lavoro interno, mentale, anche nell'animo, per cercare di ritrovare di nuovo un equilibrio, perché insomma all'improvviso mi si era stravolto tutto, anche il dolore sicuramente non ha aiutato, però mi ha rafforzato molto lo spirito, devo dire la verità. Che cosa ricorda di quel giorno, del giorno dell'incidente e dei giorni immediatamente successivi? Guarda, del giorno dell'incidente io ricordo tutto, perché per fortuna o per sfortuna, insomma, non ho perso i sensi e quindi il ricordo è ancora molto vivo, anche se tanti dicono ma sì, non ci pensare, dimentica, ormai è andata, però guarda, non posso dimenticare. Poi soprattutto non voglio dimenticare, perché io quel giorno ho pregato tanto. Io sono sempre stata particolarmente devota alla Madonna, chiaramente in quella situazione ancora di più io mi sono appellata a lei, cercavo di fare quest'Ave Maria che non riuscivo a finire perché il dolore era molto forte, quindi tornavo indietro perché non ricordavo le parole. Oggi nei momenti di sconforto, comunque dove sto un po' più male, penso a quel momento e quindi non posso che ringraziare, perché io quel giorno mi sono davvero aggrappata alla vita, quindi oggi farei peccato a lamentarmi, va bene così. Giusy racconta come il primo anno sia stato difficilissimo, a partire dal lavoro fino allo scontro con l'armadio. Sentiva la sua femminilità a metà, niente più gonne e tacchi a spillo. Poi un amico le ha suggerito di provare a correre e a gareggiare. Lei si è buttata. Oggi Giusy è campionessa italiana dei 100 metri. L'obiettivo ora sono le Paralimpiadi di Londra 2012. Oggi la mia vita è molto piena di impegni, ho cercato di ritornare a lavorare nel limite del possibile, però c'è questo grande obiettivo adesso delle Paralimpiadi di Londra, ho scoperto l'atletica, quindi sai, il Signore toglie ma dà, si dice. C'erano tante cose che facevo prima, oggi non le posso più fare, però ne ho scoperte delle altre. Da soli si è più deboli, dice Giusy, non ce la si può fare. Ed è così che ha deciso di trasformare il suo dolore in una missione. È volontaria dell'Unitalsi e fa parte dell'associazione Disabili No Limits. Con l'associazione di cui sono presidente, che è la Disabili No Limits, raccogliamo fondi per donare ausili tecnologicamente avanzati a persone disabili economicamente svantaggiate, perché sono ausili che, ci tengo a ricordare, hanno un costo non indifferente. Purtroppo il Sistema Sanitario Nazionale in Italia concede soltanto una parte, quindi il resto tocca metterlo in tasca propria. Lo sport l'ha aiutata a superare la sofferenza, a rimettersi in gioco. Le ha dato forza e speranza per il futuro. Correndo voglio lanciare un messaggio positivo. L'importante non è però salire sul podio, ma scendere in campo. L'impegno sportivo, che insomma io lo faccio con impegno, però al tempo stesso lavoro, per cui lo prendo più come divertimento, ma spero soprattutto come messaggio importante per chi come me vive dei momenti di difficoltà o comunque di handicap, e invito la gente proprio ad avvicinarsi allo sport perché fa bene, proprio aumenta sicuramente l'autostima, ma è un mezzo credo davvero di grande integrazione e confronto, quindi poi se vi capita di andare a vedere delle gare paralimpiche, io vi invito veramente ad andarle a vedere, perché ci sono delle persone eccezionali, io non sono niente a confronto, ci sono delle persone che veramente hanno una gioia negli occhi che spiazzerebbero chiunque. Purtroppo a volte sono le famiglie che sono quelle un po' più chiuse, quindi io spero di riuscire a sensibilizzare soprattutto le famiglie e invogliarle a portare fuori i ragazzi e a fargli vivere dei momenti di comunione come questi. Qual è il suo messaggio? Lei corre per diffondere che cosa? Io corro per lanciare un messaggio di speranza, perché io 2 anni fa, se tu mi avessi detto che sarei diventata campionessa italiana e mi sarei trovata con una medaglia d'oro al collo, mi sarei messa a ridere, perché non ero una sportiva ma non ero un'atleta. Mi sono scoperta atleta, ho scoperto la gioia della corsa e quindi chissà quanti altri, no, potrebbero farlo. Per cui sicuramente il messaggio è quello di avvicinarsi allo sport, ma non come competizione, proprio come terapia, come valvola di sfogo, ma anche come, ripeto, come un mezzo importante per confrontarsi con queste realtà. Sport a parte, in generale affrontare le difficoltà della vita e superarle, cercare di superarle. Sono delle fasi anche molto dolorose sicuramente, quindi non è facile, bisogna veramente volerlo.
Io l'ho fortemente voluto, forse perché in tanti hanno cercato di scoraggiarmi. Purtroppo quando ho deciso di iniziare a correre, molti mi dicevano che non ero in grado, perché non ero un atleta, perché non avevo il corpo d'atleta, perché mi mancavano due gambe. E invece, quindi più mi sentivo dire di no, più io ho voluto fortemente correre per dimostrare che alla fine la corsa non è per forza gara, la corsa è corsa. E quindi ho dato uno schiaffo morale a tutti quelli che dicevano che sarei caduta. Di scena ad Andria il Japan Day, tanti campioni olimpici sullo stesso tatami, cioè quello del palazzetto dello sport di Via Germania, tutti uniti in un'unica giornata a favore del Giappone, un successo che è andato davvero oltre ogni rosea aspettativa. Abbiamo avvicinato l'oro delle ultime Olimpiadi, la giovane Giulia Quintavalle, 28 anni e un amore nel cuore, cioè quello per le arti marziali e per il judo in particolare. Campioni di judo tutti insieme ad Andria non si erano mai visti, l'impresa però è riuscita. L'evento è stato organizzato per promuovere la disciplina sul territorio e per esprimere solidarietà al Giappone, paese martoriato dalla tragedia dello tsunami, ma che con dignità e forza si sta rialzando, proprio come accade nel judo. Siamo ad Andria, nel palazzetto dello sport va in scena il Japan Day. Ben 7 le medaglie olimpiche e tanti i componenti della nazionale italiana che saranno a breve impegnati nei campionati europei sul tatami, allestito grazie alla Federazione Regionale FILCAM e all'atleta andriese Antonio Ernesto, in forza al gruppo sportivo Carabinieri. Questa opportunità ci è stata data da un vostro concittadino che si allena presso i Carabinieri, Antonio Ernesto. Era lì mentre si decideva in federazione a quale città assegnare questa opportunità. E a dire la verità, come al solito, le città del centro nord erano sempre in pole position, anche perché magari offrono possibilità ricettive differenti. Devo dire, grazie a lui la Puglia ha avuto questa grandissima opportunità. Poi come il comitato regionale, logicamente, vista la bella esperienza avuta precedentemente con l'amministrazione di Andria, che devo dire forse è un po' la punta di diamante delle amministrazioni comunali, perché è veramente ricettiva e pronta ad offrire la cittadinanza degli esempi reali e veri di sport. Io poi personalmente, come rappresentante del judo regionale, non posso che essere grata e ho voluto accogliere questa occasione, perché come vedete abbiamo fatto tutto in 10 giorni, perché ci è piombata questa sfida, in soli 10 giorni abbiamo messo giù su questa macchina. È una giornata particolare perché lavorativa e di scuola, e veramente non sapevamo come avrebbe risposto il judo regionale, ma come potete voi stessi vedere nel primo pomeriggio sono venuti dappertutto, si sono organizzati anche in pullman. E finalmente, dico, lo sport judo comincia a uscire allo scoperto. Lo sport della FIGICAM, e come anche ho detto l'altra volta, ci tengo a sottolinearlo, questa è la federazione, è quella che dà garanzie ed è quella rappresentata dalle medaglie olimpiche. Qui oggi, per la prima volta in Italia, ci sono presenti tutte le medaglie olimpiche della federazione, quelle che hanno segnato la storia. In più c'è Ilias, che ha vinto l'oro ad Atene, quindi c'è il clou del judo italiano e mondiale. In effetti, per un'iniziativa che è quella, noi oggi abbiamo voluto appunto unirci, visto che il judo è lo sport nazionale giapponese. Da quello che stiamo vedendo nelle riprese, stiamo vedendo proprio la dignità, l'orgoglio di un popolo che veramente sa cadere, visto che fa judo, si sa rialzare, e attraverso quei valori che ci ha insegnato noi volevamo dedicare questa giornata a loro e sensibilizzare tutti quanti hanno la possibilità anche poi di
di intervenire concretamente con delle offerte per la Croce Rossa, lo facciano liberamente. Oggi non è una giornata in cui si raccolgono fondi, ma è una giornata di sensibilizzazione a farlo. Oltre 200 i judoka provenienti da ogni parte d'Italia. Noi abbiamo avvicinato Giulia Quintavalle, oro Pechino 2008, la vincitrice delle ultime Olimpiadi. Vincere Olimpiadi è una cosa straordinaria, è difficile da spiegare perché è un'emozione già partecipare alle Olimpiadi e vincere, diciamo, ti senti all'apice, insomma, del mondo, è la più forte di tutti. Come hai cominciato questo sport? Perché una ragazza, una donna si approccia a questa disciplina? Io ho iniziato da piccola, quindi non è che ero ancora capace di intendere dove volere. Ho iniziato perché lo praticava già mio fratello più grande e i miei genitori mi hanno avvicinato a questo sport. Penso che tutti si possano avvicinarsi al judo, specialmente le donne, perché oggigiorno può essere uno sport e come arte marziale un'arma di difesa, insomma. Nel futuro di Giulia? Nel futuro di Giulia ci sono le qualificazioni per le Olimpiadi di Londra e spero di ripoter partecipare. Non solo campioni di oggi, in kimono anche la prima medaglia olimpica italiana nel judo, bronzo a Montreal nel 1976 ed ora direttore tecnico del team azzurro. Qualche anno fa a Montreal, 1976, sì. Sono passati tanti anni dal 76. Tanti anni, sì, è stata la prima, avevo 22 anni, quindi diciamo che ha un po' costituito, ha preparato poi i miei colleghi che poi hanno vinto anche più di me e hanno proseguito su questa strada. Come è cambiata questa disciplina in 35 anni, cioè da quando lei ha cominciato ad oggi? Tantissimo, è in continua evoluzione, il judo è uno sport olimpico, è entrato a Tokyo, quindi nel 64, essendo uno sport giovane, quindi è continua evoluzione, cambiano le regole, cambiano i metodi di preparazione fisica, quindi di conseguenza anche la tecnica, cambiano, come dicevo prima, i regolamenti, e è più conosciuto rispetto a prima, quindi oltre ad essere uno sport anche una disciplina che è molto valida per i bambini, per gli adulti, per l'educazione, per il rispetto reciproco. Un consiglio da parte della prima medaglia d'oro di judo italiana a tutti i giovani judoka che si approcciano oggi a questa disciplina? Ma intanto seguire i consigli dei maestri, degli istruttori, quindi le prime regole che si insegnano, quindi il rispetto dell'avversario. Poi c'è una cosa bella nel judo che si insegna all'inizio, che è la caduta. La caduta significa anche perdere, quindi ci insegniamo prima a perdere per poi poter vincere. Tanti gli appassionati e gli addetti ai lavori presenti ad Andria nella giornata più unica che rara. Abbiamo avvicinato il generale Domenico Campione, comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, istituito nel 1994. Oggi come allora l'obiettivo è sempre lo stesso, molto semplice ma non per questo di facile realizzazione: contribuire a mantenere alto il livello delle prestazioni degli atleti delle Fiamme Gialle nelle attuali discipline e raggiungere ulteriori risultati, supportando lo sviluppo degli sport cosiddetti minori, secondo le indicazioni delle istituzioni sportive nazionali. Questo è un motivo per farci conoscere e soprattutto far conoscere ai ragazzi più giovani i nostri campioni Fiamme Gialle. Devono essere costituire un esempio per le generazioni più giovani, i comportamenti di quelli che ormai sono campioni e famosi non solamente in Italia ma anche nel mondo. Perché i giovani decidono di praticare questo? Lei ne conosce tanti, perché decidono di praticare questo sport piuttosto che un altro? Ma perché intanto c'è una base di rispetto reciproco in questo sport, ci sono delle regole e bisogna riconoscere che le nuove generazioni, che se ne dica, hanno bisogno di punti fermi, hanno bisogno di rispettare le regole e soprattutto di conoscerle, e credo che il judo risponda a questi requisiti. Tanti in bocca al lupo da tutta la redazione di Sportbox a Giulia Quintavalle per i tanti successi che speriamo riuscirà a conseguire ancora nella sua carriera, e per questa puntata è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla settimana prossima e vi ricordo anche l'appuntamento su Facebook, potrete seguirci da lì e anche sul nostro sito, sul sito di Teledeon, per rivedere questa puntata e tutte le puntate del ciclo di Sportbox. Grazie ancora e arrivederci.